La Generalitat de Catalunya ha riaperto ufficialmente la sua delegazione in Italia un anno dal referendum sull'indipendenza vietato da Madrid come incostituzionale, a seguito del quale il governo centrale aveva assunto per alcuni mesi il controllo diretto della Catalogna, chiudendo diverse delegazioni estere della regione autonoma. In occasione della reinaugurazione della sede di Roma, in via 4 novembre, si è tenuto un ricevimento a cui ha partecipato anche Ernest Maragall, il capo del Dipartimento per l'azione estera dell'esecutivo catalano. Io credo che fra la Catalogna e l'Italia c'è sempre stata una sintonia, forse non troppo esplicita, ma molto molto forte fra la società catalana e quella italiana. Ora si tratta di aggiungere una dimensione istituzionale, non solo di società. Già c'è una relazione economica molto importante, un volume di scambi commerciali molto grande. Ora c'è la volontà di parlare e, se possibile, condividere con le istituzioni italiane un certo concetto dei nostri interessi in comune, in sostanza di qual è il progetto d'Europa oggi e come dobbiamo affrontarlo insieme. Abbiamo elezioni europee alle porte e abbiamo una pericolosa deriva del progetto collettivo europeo. Noi in Catalogna vogliamo giocare un ruolo esplicitamente positivo di recupero di fiducia e credibilità dell'Unione Europea verso i suoi cittadini. Crediamo in un'Europa federale e in una Catalogna impegnata con quest'Europa. Il delegato della Generalitat resta Luca Bellizzi, che era alla guida della rappresentanza già prima della sua chiusura. A lui il compito di continuare il dialogo istituzionale e rafforzare i legami a livello politico in un contesto complesso. In Catalogna gli indipendentisti si sono vista infatti riconfermata la maggioranza e il governo nelle ultime elezioni regionali, ma ben 9 fra ex membri del governo e leader della società civile sono in carcere da oltre un anno in attesa di giudizio per ribellione e altri 7, fra cui l'ex presidente Carles Puigdemont, sono riparati all'estero in diversi paesi europei per sfuggire ai mandati di arresto emessi dalla Spagna, che finora non è riuscita a ottenere l'estradizione di nessuno di loro.